Nella diretta quotidiana di Giovani On Air dal Castello Angioino Aragonese di Agropoli per la rassegna Settembre Culturale al Castello, ospite dei microfoni di Barbara Maurano, la scrittrice Dacia Maraini, che ritorna in città per presentare il suo ultimo libro dal titolo Trio. È qui al Settembre Culturale per presentare il libro Trio, storie di due amiche, un uomo e la peste a Messina, in un momento storico in cui siamo rimasti anche noi colpiti da un virus molto forte. Quali sono le uguaglianze che ci sono tra il suo libro e il momento storico? Beh, il mio libro si svolge nel 1743, quindi tempi molto lontani, però ci sono molte somiglianze, come già raccontato prima, non dal punto di vista tecnologico, medico, perché siamo lontanissimi, ma dal punto di vista psicologico ci sono molte somiglianze, perché il virus crea paura e la paura crea odio, rancori, un linguaggio di aggressività che sono anche oggi, purtroppo, vediamo che sono. Il libro è scritto in forma epistolare e ispira al dialogo, cosa che invece non troviamo ad esempio sui social. Nel caso di un'altra chiusura, di un lockdown, perché ci rivolgiamo a un pubblico giovane, lei proprio consiglia questa forma di ritorno alla scrittura epistolare invece di, diciamo, scontrarci sul social? Epistolare bisogna pensare anche in termini di solidarietà verso l'altro, in termini di dialogo. Questo è fondamentale. Cioè, noi oggi abbiamo visto quello che doveva essere il dialogo fra Trump e il suo avversario Biden, è fatto a base di insulti, e invece con gli insulti non si combina niente, non si cambia niente, non c'è un'idea che viene approfondita. Dialogare con rispetto verso l'altro e dialogare su delle idee. Può dare un messaggio di speranza ai giovani proprio su questo tema, sull'amicizia, l'amore e sui rapporti che oggi si instaurano? Ma, insomma, l'ho detto prima, l'amicizia è molto più libera dell'amore, perché l'amore ha un elemento di sessualità, di eros, che è legata all'esclusione, no? Quando si ama si vuole escludere tutto il resto del mondo, mentre invece l'amicizia è veramente aperta e libera, quando è vera, quando è vera. E quindi questo libro vorrebbe essere un elogio dell'amicizia. Un saluto quindi finale per i giovani soci che ci stanno seguendo su una pagina nazionale, un pensiero da Dacia Maraini su questo momento storico e su... Io penso che la paura e l'odio sono due sentimenti che fanno malissimo a chi li prova, cioè fanno molto più male a chi li prova che a chi li subisce. È un avvelenamento del sangue proprio, è un veleno. Quindi io dico, se volete star bene, cercate di essere invece positivi. Amiamoci. Rispettiamoci, anche se uno non ama, non è per forza dell'amore, però rispettiamo l'altro e cerchiamo un dialogo.